Buonasera. Nel corso di questi incontri, di cui quello di questa sera è l'ultimo, più che seguire un po' una storia dell'Europa, abbiamo cercato di vedere come va configurandosi il concetto di Europa. Noi continuiamo a pensare che l'Europa sia una realtà geografica, in realtà è più una realtà mentale, culturale, etno-identificativa. Tant'è che alcune delle cose che noi normalmente colleghiamo all'Europa abbiamo visto che poi finiscono per non essere totalmente, propriamente o esclusivamente Europa. Noi quando facciamo la storia dell'Europa, ad esempio abbiamo visto, parliamo della storia dell'impero romano, quando in realtà l'impero romano lascia fuori una grande quantità di continente europeo, anzi forse se andiamo veramente a vedere quanti dei territori del continente europeo hanno fatto parte dell'impero romano, ci rendiamo conto che sono più quelli che sono stati esclusi dall'impero romano piuttosto che quelli in realtà che ne hanno fatto parte. Lo stesso possiamo in parte dire per quello che riguarda la cultura cristiana, il cristianesimo. Noi lo colleghiamo fortemente all'identità europea quando in realtà di fatto si tratta di una religione che nasce in Asia e che si adatta al territorio europeo solamente al costo di subire molte trasformazioni di carattere etnico, culturale, identitario e così via. Quindi va a finire che questo concetto di Europa è più un concetto forse nostro che antico. Ed è quello che è stato un po' l'argomento di questa serie di incontri, cercare di vedere come cambia il pensiero, l'identità, il sentirsi europei. Questa cosa che non è un caso che noi fatichiamo molto, cioè la disidentificazione con il concetto di Europa è una cosa che noi la viviamo tutti i giorni e evidentemente ha una sua motivazione storica, cioè se noi abbiamo una certa difficoltà a riconoscerci mentalmente come europei, questo evidentemente dipende dal concetto stesso di Europa, che è qualcosa forse di più artificiale che effettivo. Questa cosa di fatto col passare dei secoli va sempre più configurandosi. Spesso si è parlato su quando si può cominciare a parlare di identità europea, chi è il padre dell'Europa. Un tempo quando si parlava dei patroni dell'Europa si tirava fuori San Benedetto, no? Vi ricordate? Dicevano San Benedetto patrono di Europa. Poi a un certo punto si è affiancato San Benedetto di Santi Cirillo e Metodio, Papa Giovanni Paolo II ha fortemente voluto affiancare a San Benedetto Cirillo e Metodio per non escludere tutta quella realtà che di fatto è il mondo occidentale, il mondo, scusate, dell'Europa orientale. Poi spesso sui libri si dice che il padre d'Europa è stato Carlo Magno, a un certo punto invece si parla di Massimiliano d'Asburgo, ma tutto questo deriva proprio dalla difficoltà di identificare un'Europa. Cioè nessuno di noi, quando parla dell'impero romano, ha fatica a dire chi è il padre dell'impero romano? Ottaviano Augusto. Perché? Perché è qualcosa di ben definito. Non esiste così invece per il concetto stesso di Europa. E vi dicevo, più andiamo avanti, più questa cosa diventa, diciamo, questo problema diventa calzante e lo è soprattutto nel periodo che dobbiamo affrontare questa sera, cioè il periodo che interessa gli albori, diciamo, dell'epoca moderna, perché l'Europa, diciamocelo fuori francamente, è sostanzialmente un concetto moderno. Concetto moderno che si è voluto, e lo sottolineo fortemente, si è voluto, far risalire a un'epoca invece più antica per tirarci dentro, vi dico molto sinceramente, più gente possibile. È chiaro? Anche se è un qualcosa che non ha fortemente funzionato, e ve lo dico sinceramente perché io sono convinto che se io dico a voi pensate nella vostra testa a tre paesi, a tre stati europei che non siano l'Italia, non ho dubbio che la stragrande maggioranza di voi penseranno in testa subito alla Germania, alla Francia, qualcuno al limite al Regno Unito e alla Spagna. Dubito fortemente che penserete alla Moldavia o alla Bulgaria.
Questa è la dimostrazione che nella nostra testa la Moldavia e la Bulgaria non sono Europa. È chiaro? O dubito fortemente che penserete a Cipro, che invece fa parte a tutti gli effetti dell'Unione Europea. Quindi cosa vuol dire? Che nella nostra testa il concetto di Europa corrisponde a certe cose ben precise. Solo che si è voluto, diciamo, appunto, retrodatarlo per tirarci dentro a scopi politico, culturali, sociali, più popolazioni, più stati possibili. Questa cosa però è un problema che diventa tanto più importante e forte appunto negli ultimi 200 anni, quando il concetto di Europa diventa a suo modo identificativo. Noi abbiamo parlato nel corso di questa serie di incontri di questioni di carattere storico un po' assoluto, l'impero romano, la classicità, il rinascimento, le rivoluzioni, sentendolo come qualcosa di fortemente europeo. In realtà hanno un'accezione molto molto più vasta. Tuttavia questa accezione si va restringendo appunto quando arriviamo alla fine del 1700. La storia che noi studiamo è sostanzialmente la storia di ciò che avviene in Europa. Dobbiamo fare una distinzione tra ciò che avviene in Europa e ciò che riguarda l'Europa, perché esistono delle fenomenologie di carattere storico-culturale che non riguardano l'Europa o che riguardano l'Europa ma che non sono avvenute in Europa, come appunto il caso, dicevo prima, dell'impero romano e così via. Fatto sta che la grande stagione di cui ci siamo occupati fino ad oggi, cioè la parte delle rivoluzioni, ha proprio nell'Europa il suo teatro bellico più importante. Il 1700, nelle grandi rivoluzioni, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, ha nell'Europa il suo teatro di svolgimento. E al termine delle rivoluzioni l'Europa non è più come prima, perché le rivoluzioni hanno in realtà sostanzialmente dei meriti, chiamiamoli così, per certe cose sono dei meriti, per certe cose sono delle responsabilità. Cambiano fortemente la società, cambiano il pensiero, cambiano il modo di essere delle persone, il modo di essere degli abitanti dell'Europa. Le rivoluzioni segnano la fine mentale di alcune istituzioni che di fatto erano durate da, veramente, potremmo dire, da migliaia di anni. Le principali dei quali è il senso del potere. Il senso del potere era qualcosa che era connaturato con il pensiero antico e il potere era qualcosa che era fortemente connesso con ciò che riguardava l'aspetto religioso. Nel senso che chi governava lo faceva perché Dio aveva deciso che così fosse. Tant'è che tutti i paesi del mondo erano gestiti da monarchie, anche quelle tra virgolette costituzionali, come la monarchia inglese, dove il potere di fatto arrivava dall'alto, arrivava da Dio. La mescolanza tra il fenomeno mentale dell'illuminismo e il fenomeno politico delle rivoluzioni ha messo in discussione questo. E quindi cosa succede? Che alla fine del 1700 le monarchie, sia in senso locale, come la monarchia inglese, come la monarchia francese, come la monarchia spagnola, le monarchie cioè dei piccoli paesi, sia la monarchia in senso assoluto, come l'impero, il Sacro Romano Impero o il papato, erano venute meno. E questo aveva indicato una grande differenza, perché gli abitanti di questo continente erano passati dall'essere dei sudditi all'essere dei cittadini. C'è una grande differenza, perché il suddito obbediva all'imperatore del Sacro Romano Impero, obbediva al papato, e non si poneva il problema del perché questo imperatore o questo papa avessero diritto di governare. E erano personaggi che di fatto obbedivano. Con le rivoluzioni questi poteri vengono meno, quantomeno si indeboliscono, e la gente si pone delle domande e diventa cittadino, cioè non una persona che obbedisce pedissequamente a un ordine, ma una persona che vuole avere una parte attiva, non fosse altro discutere o essere al corrente di ciò che avveniva.
Essere al corrente significa anche leggere i giornali nascono in questo momento, alla fine del 1700, e i giornali nascono non per la cronaca, sulla Gazzetta di Parma, che è uno dei primi giornali a essere emesso, non è che si racconta di chi ha ucciso la moglie, eccetera, si parla di politica sostanzialmente. Questo interesse per la politica, attenzione, non vuol dire che tutti hanno parte attiva, cioè non vuol dire che la gente va a votare, ma quantomeno vuole sapere. Ecco, questo cambia sostanzialmente alla fine del 1700. Le persone diventano dei cittadini, anche se non hanno potere attivo, perché non esistono le costituzioni ancora, però vogliono essere informati sulle meccaniche del potere. Questo che a noi può sembrare una cosa banale, perché noi purtroppo per N motivi, siamo invece una generazione, anzi siamo delle generazioni che siamo talmente disamorati della politica che di fatto stiamo facendo un procedimento inverso, cioè non crediamo più nella politica. Quelle persone invece, forse perché non la conoscevano, la politica, sono appassionati di politica, vogliono saperne di più. E questa è la grande rivoluzione mentale. Chiaramente cosa succede? Che questa rivoluzione, tra virgolette, politica si accompagna nel 1700 a una rivoluzione, tra virgolette, storico-intellettuale. Cioè, che cosa significa? Se noi andiamo a vedere, ad esempio, gli insegnamenti universitari o gli insegnamenti nei collegi, nelle scuole, alla fine del 1700, ci rendiamo conto che c'è una grande innovazione. Prima, per esempio, nelle università si insegnava diritto, si insegnava letteratura, si insegnava teologia e filosofia, si insegnava al massimo, in qualche università si insegnava la medicina. Adesso invece, negli insegnamenti alla fine del 1700, compare una cosa che prima incredibilmente non c'era, cioè storia. Nessuno studiava la storia, non esiste proprio il concetto dello studio della storia. Nel momento che compare la storia, ci si rende conto di certe cose che prima non si sapeva. Non solo di quello che è lo svolgimento della storia, ma nasce un concetto che sembra strano, prima non c'era, il concetto di nazione. Cioè la gente si comincia a domandare, ma noi che abitiamo tutti quanti lì, parliamo tutti quanti la stessa lingua. E c'è stata un'epoca in cui eravamo tutti lo stesso popolo. E quindi se invece adesso siamo divisi in Regno di Napoli, in Stato della Chiesa, in Granducato di Toscana, vuol dire che ci hanno fatto un torto, cioè ci hanno spaccato. Questa cosa sembra banale, ma nessuno ci aveva pensato. Nessuno aveva pensato che se tutti quanti parliamo italiano è perché evidentemente siamo un unico popolo. E se tutti quelli che parlano francese sono uno Stato, un Regno di Francia, e la Francia sappiamo che cos'è, se tutti quelli che parlano inglese sono un Regno, il Regno Unito, e tutti quanti sappiamo cos'è, perché noi che parliamo tutti italiano siamo spaccati in tanti stati? Perché tutti quelli che parlano tedesco sono divisi? Nasce il concetto di nazione. E nasce quel concetto che non è esistito nella storia umana, almeno in Europa, fino a questo momento, e che invece negli ultimi 200 anni, di cui cominciamo a parlare da questa sera in poi, diventerà importantissimo. E nel bene e nel male, dominerà tutta quanta la storia di questi ultimi 200 anni, cioè il nazionalismo, che non c'era prima. E questo nazionalismo, che viene riscoperto in tutta l'Europa, dominerà tutta la storia di questi ultimi 200 anni. Due guerre mondiali dipendono dal nazionalismo, più un certo numero di guerre che hanno caratterizzato il continente negli ultimi 200 anni. La guerra franco-prussiana, la guerra della unificazione tedesca, l'unità d'Italia, le guerre balcaniche, tutte legate a questo concetto di nazionalismo. Tutti questi concetti tipo la grande Serbia, oppure la grande Bulgaria, oppure la grande Germania, il pangermanesimo, è tutto legato a questo concetto, ma non esisteva prima. Perché poiché nessuno conosceva la storia,
L'idea che noi parliamo italiano, eppure a Napoli parlavano italiano e anche in Sicilia parlano italiano, era considerato un incidente geografico, non un concetto storico. Non esisteva il concetto dell'unità d'Italia, e lo dimostra il fatto che nel Medioevo chi parlava di unità d'Italia, tipo un Dante Alighieri, non aveva un grandissimo credito politico, erano considerati degli utopisti, dei sognatori. Ecco la grande rivoluzione che succede alla fine del 1700. Ci si riscopre in una realtà molto diversa da quella che la geografia disegna. E questa cosa pone dei grandi problemi. E soprattutto ci si rende conto che per secoli c'è qualcuno, scusate l'espressione, che ci ha fregato. E chi è che ci ha fregato andando a studiare? Sono stati gli imperatori del Sacro Romano Impero, è stato il papato, che hanno in realtà banchettato, hanno costruito un loro potere, una loro storia sulla frammentazione dei popoli. Ora, noi ovviamente siamo in Italia e questa cosa la viviamo e la studiamo a scuola come unità d'Italia, ma non siamo gli unici che hanno avuto questo problema. Un problema di gran lunga peggiore dell'Italia, ai fini storici, ce l'ha avuto la Germania. La Germania è stata devastata, il popolo tedesco. Noi stessi, tuttora, fatichiamo a dire qual è la Germania. Perché noi italiani possiamo dire l'Italia è dove tutti quanti parliamo italiano. È chiaro? Poi ci sta qualche strano incidente come il Canton Ticino in Svizzera o come qualche parte dell'Istria, ma sostanzialmente è Italia dove si parla italiano. Ma il tedesco si parla in Austria, si parla in Svizzera, si parla in Germania, si parlava in alcune parti della Boemia, si parlava in alcune parti della Polonia, si parlava in alcune parti anche dei territori dell'Ucraina. E allora c'è da domandarsi quando tutta quella tragedia che è successa dopo e che ha coinvolto la Germania in parte non sia legata a questo. Cioè, com'è possibile che uno Stato sovrano che aveva una tradizione così lunga, grande e antica come l'Austria a un certo punto è passata con Hitler? Evidentemente c'era qualcosa di irrisolto dietro, che è appunto legato a queste difficoltà di identificazione. Non possiamo sempre nasconderci dietro quello è matto e ha fatto così, perché una persona può essere matta, ma poi ci sono milioni di persone che gli vanno dietro. E l'idea dell'oblio e dell'incoscienza dei popoli regge fino a un certo punto. È chiaro? Questo anche per la storia moderna dobbiamo porci questi problemi. L'idea di un pazzo, d'accordo, ci può essere la spinta, ma dietro ci sono milioni di persone che hanno qualcosa di irrisolto dietro. E se noi andiamo a vedere, abbiamo sempre parlato del Sacro Romano Impero, il Sacro Romano Impero, noi pensavamo il Sacro Romano Impero come qualcosa di granitico, no? Qualcosa di compatto. Poi andiamo a vederlo questo Sacro Romano Impero alla fine del 1700, che cos'era? Se andiamo a vedere, ci accapponiamo la vela. E noi quando guardiamo la cartina dell'Italia, prima dell'unità, il Regno di Napoli, il Granducato di Toscana, lo Stato della Chiesa, il Lombardo-Veneto, diciamo, peccato, guarda com'era divisa l'Italia, molti problemi dell'Italia sono legati a quello, sicuramente, ma se guardiamo come era ridotta la Germania, fa spavento. Cioè, la divisione incredibile di stati che aveva, dove c'erano il regno di Boemia, che era più o meno uno dei regni più propriamente tedeschi, e guarda caso oggi non fa parte della Germania, oggi un pezzo è Polonia, un pezzo è Austria, un pezzo è Repubblica Ceca, un pezzo è Ungheria. Quindi questa, la situazione della Germania, io non la chiamerei Germania, direi la situazione dei popoli di lingua tedesca, ecco, era veramente terrificante, era devastante. E cos'è che teneva uniti questi popoli? L'impero, facevano parte dell'impero. Ma abbiamo detto che in questo momento l'impero non c'è più nel 1700. E allora, se non c'è più l'impero in cui questi popoli si riconoscono,
cosa c'è che li tiene uniti? Oltre al fatto di parlare più o meno tutti quanti una lingua, il tedesco. L'unica cosa che li teneva uniti era il concetto, incredibilmente, della romanità. Loro che della romanità non hanno mai fatto parte, perché l'impero romano non arrivava neanche lì. Quindi c'è qualcosa di problematico, di irrisolto. Le rivoluzioni lasciano la gente che ha nuovi concetti mentali, ha nuove idee mentali, ha nuovi aneliti politici, ma politicamente l'Europa è a pezzi. È talmente a pezzi l'Europa politicamente che a un certo punto si verifica una cosa che è un assurdo di carattere storico. L'assurdo di carattere storico che di fatto segnerà, tra l'altro, la società europea, appunto, è legata a, appunto, alla borghesia, quindi queste nuove classi, no? Prima, in fondo, quando c'era il feudalesimo, era facile. Cioè, so io che sono un povero disgraziato, sopra di me c'è sta il feudatario del mio paese, sopra lui c'è il valvassino, sopra lui c'è il valvassore, sopra lui c'è il vassallo, era facile. Io rendo conto a quello che mi sta sopra me ed è facile, è chiaro? Ma adesso che il feudalesimo non c'è più nel 1700, cosa c'è che tiene unita la società? Cosa c'è che organizza la società, organizza le comunità? Chi è che gestisce l'amministrazione, l'economia? È un problema. Sì, c'è una nuova classe molto dinamica, la borghesia, ma la borghesia ha i soldi e fa i suoi interessi. Se gli servono degli operai e io sono operaio, trovo da lavorare. La borghesia porta avanti la tecnologia e si verifica per la prima volta in questo momento, nel 1700, io qui con voi ho fatto una conferenza sulla rivoluzione industriale, non è certamente in questo caso l'occasione di tornarci sopra, ma per darvi un'idea, si verifica in questo caso la prima volta la cosa di cui noi purtroppo, perché noi purtroppo siamo in balia di questa situazione, ne siamo assolutamente le vittime. Cioè, fino a questo momento, come si è svolta l'evoluzione del progresso umano? Noi uomini viviamo in un certo modo, la nostra società si evolve, abbiamo dei nuovi bisogni e quindi serve che qualcuno inventi qualcosa per soddisfare i nostri bisogni. Fino adesso è successo così, fino alla fine del 1700. Nel 1700 comincia a succedere qualcosa che in realtà, è, di cui vi dicevo, noi siamo vittime, cioè lo sviluppo tecnologico va ben oltre i nostri bisogni e arriva prima di noi. Cioè, quello che voglio dire, per noi è diventato importante telefonare, è stato inventato il telefonino, d'accordo? Perché seguiva un nostro bisogno. Adesso che succede? I nuovi telefonini vanno talmente avanti che il nostro telefonino già non serve più e dobbiamo noi correre dietro per imparare il nuovo telefonino. Cioè adesso la tecnologia è talmente più avanti di noi che a noi francamente non ci serve un telefonino che fa certe cose, però poiché ormai è così, insomma, la tecnologia non obbedisce più ai nostri bisogni. Siamo noi che dobbiamo diventare più intelligenti per adattarci alla tecnologia. Questa cosa comincia a comparire qui, quando c'è una società gestita dalla borghesia che è talmente industrializzata che produce più di quanto la gente non compre. Tanto che, non essendoci il consumismo, c'è solo la tecnologia, le industrie producono ma non c'è nessuno che compra. E quindi, curiosamente, la rivoluzione industriale porta a una crisi. Perché le cose vengono prodotte ma non c'è una società che gli va dietro. È chiaro? Ecco, questo è quello che si sta verificando in questo momento. Quindi c'è una società molto dinamica che però pensa solo a se stessa. La borghesia pensa a se stessa, non pensa alla povera gente.
è fatta di banchieri, di intellettuali, eccetera, di massoni, è fatta di, diciamo, di accademici, di imprenditori, di, diciamo, uomini di cultura, ma non fa gli interessi della classe contadina, ad esempio, che infatti va estinguendosi. La popolazione diventa una popolazione di città, perché non essendo più il feudalesimo, la gente si riversa nelle città. E quindi che succede? Che le campagne non producono, o producono poco. Tutti diventano operai, tutti diventano gente che lavora nelle industrie. E quindi noi abbiamo che le città si ingrandiscono, ma le campagne si spopolano. Interessante se vediamo questo diagramma. Guardate, questi sono praticamente, quando siamo nell'anno 1800, noi abbiamo Londra che ha una popolazione di 850.000 abitanti. Interessante, se noi vediamo gli abitanti del Regno Unito, ci rendiamo conto che il Regno Unito all'epoca aveva 5 milioni di abitanti. Quindi la sola città di Londra ha un quinto di tutta la popolazione del Regno Unito. E guardate, Napoli. Napoli in realtà ha 430.000 abitanti, ma siamo nel 1800, cioè l'Italia aveva, c'erano intere regioni d'Italia che, non dico che erano vuote, ma siamo lì. E quindi chiaramente la produzione dov'è? Dov'è l'economia di ciò che sta accadendo nel 1700? E vi dicevo, in questa situazione c'è una cosa che è un incidente. Un incidente storico che però fa capire molto. Questo incidente storico si chiama Napoleone. Perché? Perché Napoleone è un figlio della Rivoluzione francese, quindi in realtà dovrebbe propagandare i modelli della Rivoluzione, però di fatto crea un impero, ma l'impero è ciò che il mondo culturalmente sta distruggendo. Gli imperi, abbiamo detto, non hanno più senso. Non devono esistere alla fine del 1700. Sono implose le monarchie, gli imperi, eccetera. Lui, che è un figlio della Rivoluzione francese, porta avanti i modelli giacobini, porta avanti il concetto di cittadini, quindi di persone che hanno, vogliono avere una parte attiva nella politica, ma lui di fatto crea un impero. Tanto che la velocità di propagazione, di affermazione, ma anche di caduta e dissolvimento, dimostra l'assoluta antistoricità del concetto di Napoleone. Cioè è una cosa che non può esistere, l'impero di Napoleone, che dura praticamente 20 anni. In quella società non può esistere, perché è una società che sta distruggendo gli imperi. Non esiste il concetto di impero. Oltretutto, Napoleone non ha neanche l'idea della romanità, cioè almeno il Kaiser si aggrappava al fatto che erano gli eredi di Carlo Magno. Napoleone non può neanche dirlo. E quindi che succede? Che in realtà è un incidente di percorso. Però c'è una cosa interessante. Per quanto lui possa essere stato politicamente, militarmente, un incidente di percorso, incredibilmente, quando l'epopea di Napoleone finisce, noi diciamo torna tutto come prima, ritorna il re a Napoli, ritorna il re in Francia, ritorna il re in Spagna, e non è mica vero che è tornato tutto come prima, perché se la politica, la figura di Napoleone di fatto è stata una meteora, però quando la sua avventura finisce non è ridiventato tutto come prima, perché incredibilmente anche quei paesi che non hanno fatto parte dell'impero di Napoleone, ecco, questa è una carta che ci fa vedere, no? Quelle zone che hanno fatto parte dell'impero di Napoleone, cioè la Francia, una parte dell'Italia, la Confederazione del Reno, una parte dei Paesi Bassi, la parte che vedete azzurra è l'impero di Napoleone. Poi ci sono quelle parti che vedete gialle, che non sono
state parte direttamente dell'impero di Napoleone, ma la Spagna, il re di Spagna era il fratello di Napoleone, il re di Napoli era l'altro fratello di Napoleone, quindi l'impero di Napoleone ha interessato una parte, ma culturalmente ha compreso una buona parte dell'Europa. Poi sono state delle zone che in realtà non hanno mai fatto parte dell'influenza francese, ma nonostante questo hanno avuto, dopo la fine di Napoleone, delle parti che erano dovute all'influenza di Napoleone. Guarda caso, quando Napoleone finisce, tutto torna come prima, ma in realtà tantissime cose, ancora noi oggi, sono quelle che ci ha dato Napoleone. Dal non mettere più i morti dentro le chiese e dentro le città, all'utilizzare come unità di misura, le unità di misura come il metro, il litro, il chilogrammo, eccetera, i numeri civici per le strade. Se noi andiamo a vedere il sistema di organizzazione del calendario, di gestire il lavoro settimanale, i sindacati, il sistema della leva, tutta una serie di situazioni, e di fatto l'ha messa lui. Quindi che vuol dire? Che quando l'epoca di Napoleone finisce, non è vero che tutto ritorna come prima. Molte cose rimangono così. Addirittura da parte di quei sovrani, come il Papa, che Napoleone aveva rimosso. Non è che è finito Napoleone e qui voi a Senigallia avete cominciato a seppellire i morti sotto i pavimenti delle chiese. No, è nato il cimitero. Non è che siete tornati a fare le cose, i sistemi appunto ponderali di prima, o il sistema di sfruttamento delle campagne di prima. No. Quindi cosa vuol dire? Che quella di Napoleone, se dal punto di vista territoriale, geografico e militare, è stata un'avventura veloce, ha però fortemente influenzato l'ideologia della gente. La gente non è ridiventata quella di prima. E lo dimostra il fatto che, anche se a un certo punto, finita la fase di Napoleone, molte cose cambiano, il codice civile varato da Napoleone nel 1804 è rimasto. Cioè il sistema legislativo, che si chiama proprio codice di Napoleone, è rimasto in uso in tutti quanti gli stati dell'Italia post-napoleonica. Il regno di Napoli, lo Stato Pontificio, il Granducato di Toscana, hanno mantenuto in uso il codice civile che era quello napoleonico. Quindi il sistema giuridico, legislativo, è rimasto quello di Napoleone. L'organizzazione municipale, le amministrazioni locali, sono rimaste improntate secondo il sistema napoleonico. Quindi, evidentemente, la cosa aveva dato un'impronta. E soprattutto, pur appartenendo al... Noi pensiamo, no? Cosa ci dicono a scuola? Finito Napoleone c'è il Congresso di Vienna. E il Congresso di Vienna, la famosa restaurazione, rimette tutto quanto come era prima, 1815. E pensiamo, non è servito a niente, la gente è ridiventata come prima. No. E lo dimostra il fatto che, nonostante questi signori a Vienna, poi ci torniamo su questa diapositiva, nonostante questi signori a Vienna rimettono tutto come prima, la gente era cambiata. E lo dimostra il fatto che 30 anni dopo, in tutta l'Europa, nel 1848, fanno un casino dappertutto, dalla Russia all'Austria alla Francia. Questo è il congresso di Vienna, come ha riorganizzato. Se noi vediamo la carta dei moti del 1848, dappertutto succede un casino. Perché ormai l'ideale giacobino, l'ideale della partecipazione attiva alla politica, ormai ha fatto breccia. Anche se quei parrucconi del congresso di Vienna hanno rimesso il re di Napoli, dei Borboni a Napoli, anche se hanno rimesso i Farnese, che tanto sono diventati però Lorena, a Firenze, e hanno rimesso tutti i vari re nei vari troni, la gente è cambiata.
e è disposta a riprendersi il Borbone o a riprendersi il Savoia o a riprendersi il Farnese, ma a condizioni diverse, tanto che scoppiano i moti, e i moti scoppiano ovunque, ovunque. Ovviamente i tempi sono ancora, potremmo dire, acerbi. I moti del 1848 scoppiano veramente in tutta l'Europa. Succede ovunque. C'è una carta però che li fa vedere meglio. Scusate, eccola. E questa è carta qui. Ecco. Qui indicano tutti i moti scoppiati nel 1848. Dappertutto. Da Vienna a Roma, a Milano, a Napoli. Il 1848 è una rivoluzione complessiva, totale. Vuol dire che è la gente che è cambiata, è chiaro? E una cosa che si dice poco, però, pensate, tutti i moti del 1848 falliscono tutti. Nemmeno un posto dove sono scoppiati i moti, guarda caso, ottengono quello che volevano. Intendiamoci, anche Papa Pio IX dà la Costituzione, come la dà Ferdinando di Borbone a Napoli, ma sono anche Carlo Alberto dà lo Statuto, ma sono cose che durano poco tempo, vengono poi tutte ritirate. Pensate, c'è un unico posto, dove il popolo che si era ribellato riesce in realtà a ottenere la libertà, ottenere una costituzione, caccia via il duca che c'era prima e dall'epoca fino ad oggi continua ad essere libero. È l'unico posto dove i moti di 1848 hanno funzionato. È un posto di cui non si parla mai, però. È Neuchâtel, il cantone svizzero di Neuchâtel. Perché il cantone svizzero di Neuchâtel non era ancora un cantone svizzero, aveva una famiglia di duchi, i duchi erano morti, non c'erano più i duchi, e allora nel congresso di Vienna, quando rifà tutto quanto, dice ok, sì, ma a Neuchâtel che ci mettiamo? E allora dice sì, regaliamolo agli Hohenzollern, che all'epoca non erano ancora diventati quelli di Prussia, diamolo agli Hohenzollern, solo che gli Hohenzollern, tra l'altro Neuchâtel è un cantone svizzero francofono, non è tedesco, e quindi mandano lì appunto un governatore, ma scoppia appunto questa rivolta e il governatore viene cacciato via nel 1848 e da quel momento Neuchâtel diventa un cantone della Confederazione Elvetica. Il cantone di Neuchâtel è l'unico luogo dove i moti del 1848 hanno ottenuto quello che volevano. Altrimenti tutti gli altri moti hanno fallito. Ma è normale, è un momento ancora, è precoce, cioè non c'è una infrastruttura dietro. Le rivoluzioni di fatto sono sempre dei moti molto impulsivi e difficilmente poi hanno il tempo o la cultura di creare un'incastellatura politica su cui costruire un nuovo paese, una nuova identità politico-sociale, e quindi difficilmente funzionano. Ma di fatto, nel famoso congresso di Vienna, l'idea era stata quella di ricostruire tutto come prima, ma, come abbiamo detto, la gente è cambiata. Quindi cosa vuol dire? Che di fatto il congresso di Vienna crea qualcosa di nuovo, almeno dal punto di vista mentale. E infatti lo fa. Che cosa fa il congresso di Vienna? Questa è una cosa su cui voglio farvi riflettere. Nella conferenza di oggi, voi mi sentirete, io l'ho fatto apposta perché altrimenti uno non ci pensa. Il congresso di Vienna nel 1815 è la prima cosa di tutta una serie lunghissima di cose che arrivano fino ai nostri giorni e sulla cui utilità e la cui, diciamo, il cui funzionamento è il caso che noi cominciamo a pensare. Anche qui una cosa di cui non si era parlati fino a questo momento. Il congresso di Vienna è il primo, appunto, 1815. Cioè che cosa? Un trattato o congresso.
Se noi studiamo la storia dell'Europa, dal 1815 in poi è piena di trattati. Se voi, per esempio, digitate su internet Trattato di Parigi, voi pensate al Trattato di Parigi, chiamato anche Trattato di Versailles, è quello del 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale. No, esistono una cinquantina di Trattati di Parigi. Cioè, dove in realtà è pieno ogni tanto, ogni 2-3 anni, ci sono gli ambasciatori di tutti i vari stati che si vedono da qualche parte, fanno un trattato dove organizzano l'Europa, quindi organizzano qualche decina o addirittura centinaia di migliaia, di milioni di persone, secondo delle regole che devono tutti vivere come dicono loro. Poi in realtà non funziona, non è così. Perché un conto è ciò che questi signori decidono, un conto è ciò che in realtà poi realmente funziona. Noi questa cosa la vedremo in modo molto evidente quando arriveremo a parlare dell'Europa di oggi, è chiaro? Noi diciamo, quando è che nasce l'Unione Europea? L'Unione Europea nasce con il Trattato di Roma del 1957. In realtà no, c'era stato un primo trattato già nel 1951, che a sua volta era il richiamo di un trattato del 48, ma in realtà si chiamava in modo diverso. Poi dal 1957 al Trattato di Roma sono stati tutta una serie di trattati ogni 2-3 anni, fatti o a Roma o a Parigi o a Bruxelles, ma di cui noi non abbiamo saputo niente. Perché molti di questi trattati, che sono stati decisi dai governi dei vari paesi, non sono mai entrati in funzione, eppure sono stati fatti. Tutta la storia dell'Europa degli ultimi 200 anni è piena di trattati. E questi trattati devono servire per far cosa? Per non ripetere, da questo momento in poi, tutti i casini e i problemi che c'erano stati fino a questo momento. Cioè voi direte, se c'è un trattato, siamo tutti amici, quindi non ci sono le guerre. Andiamo a vedere. Il 1800 e il 1900 sono stati i due secoli della storia umana con più guerre, tra l'altro con ben guerre mondiali. Questo ci fa chiedere, ma allora la diplomazia e i trattati fanno veramente gli interessi del popolo? Cioè i trattati, la politica gestita in questo modo, funziona? Ci si rende conto che in realtà questa è una domanda difficile, brutta da farsi. Meglio che non ce la facciamo, se no poi dobbiamo parlare anche della politica di oggi. Nel senso che in realtà l'invasione della Russia sull'Ucraina è una cosa che non è una novità, nella storia umana è sempre pieno di popoli che invadono altri popoli. Poi o il popolo che era invaso reagisce o viene sterminato e poi la storia va avanti. E invece no, ci sono i trattati. Perché? Adesso l'Ucraina chiede aiuto all'Europa, la Russia la chiede alla Cina. Se non c'erano i trattati queste cose non succedevano, si risolveva lì. Era massacrato il popolo ucraino, ma è una guerra tra loro due. I trattati invece creano un tale disastro di alleanze che nessuno capisce, che estendono enormemente il problema che è locale. E in un mondo come quello che comincia a essere dal 1800, creano tante occasioni di guerre e di scontri. E noi lo vedremo appunto questa sera. Fatto sta che appunto il congresso di Vienna è il primo dove queste persone si riuniscono, stabiliscono degli accordi, disegnano una mappa. Mamma mia, quante cose sono nella storia. Avete mai sentito parlare del rutto? Il rutto di Churchill? Se voi guardate la cartina geografica del Vicino Oriente, dell'Iraq, vi rendete conto che c'è a un certo punto il confine dell'Iraq che in realtà segue un andamento tutto suo, che storicamente non c'entra niente. E quel confine dell'Iraq purtroppo invade un pezzo di territorio che prima era turco e che era il cosiddetto Kurdistan. Perché? Questi trattati, queste persone stanno sedute in una sala come questa, c'è una cartina davanti a loro, così, e si spartiscono i territori, dicono sì, questo facciamo così, così, ma su quelle cartine ci abitano centinaia di migliaia, milioni di persone. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto,
avevano fatto un'interruzione per il pranzo, sono tornati alle cartine, c'era il limite dell'Iraq che non era stato definito, dicevo, qui come lo facciamo? Lo facciamo così? E la tradizione dice che Churchill, che aveva mangiato troppo, dice, ma qui facciamo così, e traccia una riga. Per cui venne chiamato il rutto di Churchill. Di fatto il rutto di Churchill ha escluso il Kurdistan, per cui i curdi sono, diciamo, non sono né turchi, né iracheni, né siriani, né niente, perché per tracciare la riga dritta non è stato fatto ovviamente lo stato del Kurdistan. E quello è stato chiamato il rutto di Churchill, cioè Churchill per sbrigarsi, perché aveva mangiato troppo, ha tracciato la riga dritta. Questo è un paradosso, ma è un episodio reale per farvi capire quanto in realtà questi trattati spesso poi creano più problematiche che risoluzioni di problemi. Il Congresso di Vienna è il primo appunto di questi episodi, e inaugura, io direi, molto bene la politica del 1800, perché il Congresso di Vienna ufficialmente rimette ovviamente i vari sovrani a capo dei diversi paesi, ma di fatto non era proprio così, e lo dimostra il fatto che appunto questi famosi nazionalismi che cominciano ad esserci creano tutte quelle diverse disquisizioni, e soprattutto creano, il Congresso di Vienna crea due movimenti molto diversi, un movimento di aggregazione e un movimento di disgregazione. Voi direte, come si può far coincidere due cose? Sì, perché le decisioni fatte a tavolino dal Congresso di Vienna, da una parte hanno creato aggregazione, cioè quei popoli che si erano riscoperti avere la stessa lingua e la stessa storia vogliono aggregarsi. Gli italiani vogliono far parte di un unico paese, l'unità d'Italia. Quindi, da una parte c'è l'aggregazione. I tedeschi vogliono far parte di un unico Stato, la Germania. Quindi, da una parte c'è questo fenomeno. Dall'altro fenomeno c'è un fenomeno di disgregazione. Per esempio, l'impero ottomano, che dentro è fatto di bulgari, di serbi, di croati, di greci, di macedoni, vuole disgregarsi, cioè ogni popolo vuole staccarsi dall'impero ottomano. L'impero austriaco, che è fatto di boemi, di tedeschi, di ungheresi, vuole disgregarsi. Quindi il Congresso di Vienna crea due movimenti molto contrari, in alcuni casi aggregazione di popoli, in altre parti disgregazione di stati. E questo è quello che appunto abbiamo detto prima, poi conduce ai famosi moti del 48. Ma contrariamente a questa vicenda, tutti questi fenomeni hanno però intanto creato una nuova coscienza, la coscienza dell'appartenenza a una identità tra virgolette europea. Lo dimostra il fatto che solo 3 anni dopo i famosi moti del 1848, che non portano a nessuna parte, nel 1851 viene fatta la prima grande esposizione universale, dove tutti quei paesi che si sono stati in guerra, si sono scannati fino a 2 anni prima, a Londra ognuno presenta la propria civiltà, la propria cultura, la propria tecnologia. Quindi, incredibilmente, da una parte c'è una politica che va in pezzi, dall'altra c'è una identità che si sta risvegliando. Identità in nome della quale, appunto, poi stanno andando avanti i vari processi unitari del Risorgimento italiano, dell'unificazione tedesca e così via. Quindi l'esposizione universale è una sorta di bandiera, di vetrina per questi vari popoli che stanno ovviamente, si stanno appunto formando. E in questo processo di aggregazione e disgregazione, ognuno di questi popoli, ognuno dei sovrani di questi popoli ha una pistola pronta a sparare in tasca, per far valere le sue ragioni. Vogliamo noi italiani essere tutti uniti, vogliamo noi tedeschi essere tutti uniti, eccetera. Sono i vari nazionalismi che vi ho detto prima, e si cerca di
attaccare, di organizzare, di sistemare, e comincia a nascere una identità, appunto, europea. E si cerca di capire qual è la cosa che costituisce gli europei, quali sono le cose in cui noi europei ci riconosciamo. Parliamo lingue diverse, siamo popoli diversi, ma qualche cosa in comune ce l'avremo anche, no? Ed è proprio l'esposizione universale che fa capire quali sono le cose in comune. In questi anni si stanno facendo gli studi di linguistica, gli studi di antropologia, gli studi storici, quindi si cerca una cosa comune. E è difficile trovare cose comuni, molto difficile. Però c'è una cosa che sicuramente ci accomuna a noi europei. Tutti gli stati europei, in gran parte, anzi tutti quanti, sono cristiani. E quindi si comincia a dire, la cosa che riconosce gli europei tutti quanti, anche se parlano lingue diverse, è che sono cristiani. L'Europa sì, è uno continente, la culla del cristianesimo come chiesa, come cattolicesimo, e quindi si comincia veramente negli scritti dell'epoca a parlare di Europa per la prima volta, e si parla di Europa cristiana. E che succede? Che se anche però noi siamo tutti nemici, perché io parlo italiano, lei parla tedesco, lei parla francese, lei parla inglese e così via, c'è qualcuno che sicuramente riteniamo che in mezzo a noi non ci sta bene, perché se quello che ci accomuna tutti quanti, almeno una cosa, è che siamo cristiani, c'è qualcuno che invece non ha diritto a stare qua. E chi è? È l'impero ottomano. L'impero ottomano in mezzo a noi, che siamo tutti quanti cristiani, discendenti degli antichi romani, discendenti chi in un modo o chi nell'altro da Carlo Magno o dal Rinascimento, eccetera, che non c'entra niente con noi, sono i turchi, sono gli ottomani. E i turchi sono presenti, nell'area dei Balcani. Intendiamoci, fino a questo momento i turchi sono stati amici di tutti, tranne alcune esplosioni imperialistiche da parte di alcuni sultani, come Solimano il Magnifico, Selim, i turchi sono fortemente integrati nella politica europea. C'erano ambasciatori turchi nelle corti di tutti gli stati europei. Addirittura c'erano stati periodi di moda turca. Pensate a Mozart nel 1700, no? La marcia turca, il ratto del serraglio, la moda turca, la musica turca. E invece adesso ci ricordiamo che in questo risvegliare dei nazionalismi i turchi non sono cristiani e allora non sono europei, non hanno diritto di stare in Europa. Oltretutto tutta l'area dei Balcani ha dei paesi dove sono dei popoli cristiani, popoli che hanno una loro rivendicazione nazionale, i serbi, i macedoni, i greci, i bulgari, popoli che sono popoli cristiani e che quindi meritano di essere considerati europei. Dall'altro loro stanno in Europa da un sacco di tempo. Il regno di Bulgaria è un regno del VII secolo dopo Cristo, il regno di Serbia uguale. E allora tutti quanti noi, tra virgolette europei, possiamo prendercela coi turchi. E incredibilmente ci accorgiamo di essere europei proprio perché ce la prendiamo tutti quanti contro i turchi nel 1800. Ora, è facile prendersela contro i turchi perché in quel momento, cioè nel 1800, l'impero ottomano geograficamente comprende questo spazio che vedete qui, ma economicamente e politicamente è al collasso, è chiaro? È il famoso malato del Bosforo, cioè uno Stato che di fatto sulla carta è così, ma l'Egitto, il governatore ottomano dell'Egitto è indipendente, Muhammad Ali, i governatori ottomani della Tunisia, i Bey, sono indipendenti. La Bulgaria e la Romania sono stati vassalli, ma di fatto ormai
funzionano poco. Tutta la parte dell'Arabia, qui nella carta non compare, gli arabi sono in rivolta con il mondo ottomano e l'impero turco non ce la fa. Quindi gli stati europei fanno presto a prendersela contro i turchi. Oltretutto la Turchia occupa uno spazio importante, cioè l'impero ottomano. Occupa uno spazio importante perché si trova in un posto geograficamente topico. I Balcani, infatti, sono il confine tra quelli che era stato l'impero romano occidentale e l'impero romano orientale. E in ambito cristiano, il confine tra il mondo cattolico e il mondo ortodosso. E quindi gli stati dei Balcani, alcuni sono cattolici, altri sono ortodossi. Alcuni sono sia cattolici che ortodossi. Questo problema, che oggi a noi sembra un problema remoto, è invece un problema fortissimo, importantissimo. Pensate, queste sono cose che in televisione non si dicono mai. L'Ucraina oggi, ancora oggi, è l'unico paese al mondo che ha 5 diverse chiese cristiane. Cioè, la Bulgaria o la Romania ha i cristiani cattolici e i cristiani ortodossi. Ne hanno 2 al massimo. L'Ucraina è l'unica che ne ha 5. Addirittura fino a qualche anno fa ne aveva 7, cioè 7 gruppi diversi cristiani. E questi 7 gruppi si delegittimavano a vicenda. E tra i gruppi, per esempio, cristiani ortodossi, ci sono i cristiani ortodossi che seguono il patriarca di Mosca, pur essendo loro ucraini. E ci sono cristiani ortodossi che seguono una chiesa nazionale ucraina. E poi ci sono i cristiani ortodossi che seguono una chiesa autocefala ucraina, che però non è riconosciuta da Mosca. Quindi, cioè, tutti questi problemi religiosi hanno una grande presa lì e sono uno dei grandi problemi irrisolti dell'Ucraina, su cui viene fomentata la guerra che è dei nostri giorni. Ma noi queste cose non ne parliamo, perché ci sembra assurdo che in realtà a monte di una questione che per noi è una questione moderna ci sono anche problemi religiosi. Ma invece è così. Fateci caso quando in televisione vedete i carri armati che passano. Alcuni carri armati hanno delle fotografie attaccate sul davanti. Sono foto di alcune icone o di alcuni patriarchi. E c'è una ragione religiosa dietro. A noi può sembrare assurdo, perché per noi la religione è diventata una questione tutto sommato a latere nella vicenda politica, ma lo è per noi, non lo è lì, è chiaro. E l'impero ottomano ha questo problema all'interno dei paesi. Paesi, per esempio la Bulgaria, la Romania, la Serbia, che vogliono l'autonomia. È il famoso disgregazione dell'impero ottomano. Ma non ce la fanno da soli ad essere autonomi. E loro cosa fanno? Chiedono aiuto. A chi chiedono aiuto? A quelli che sono tra di loro più vicini. Per esempio, non vicini geograficamente, vicini mentalmente. Ad esempio, la Serbia, che vuole essere autonoma dell'impero ottomano, a chi chiede aiuto? Alla Russia. D'altro canto, la Serbia vuole costruire una grande Serbia e vuole prendere il posto dei croati. E i croati sono cattolici. E a chi chiedono aiuto i croati allora? Così? Alla Francia. Quindi, cosa succede? Che questo problema tutto turco, tutto ottomano, dà origine a un problema. Il problema dell'esplosione dell'impero ottomano negli anni 50 del 1800. Ma non si può la Francia dire io invado la Turchia perché voglio liberare i croati, o la Russia che dice io invado la Turchia perché voglio liberare i serbi. Non ci si può attaccare su questo. E allora cosa succede? Che nel 1850 noi abbiamo in Francia Napoleone III,
fautore del terzo, del secondo impero francese, un altro anacronismo. E in Russia c'è lo zar Nicola I. Non può scoppiare la guerra tra la Russia e la Francia. Perché? Perché c'è il congresso di Vienna, no? Come siete tutti d'accordo, c'è il famoso trattato dobbiamo essere tutti amici. E non possiamo banchettarci l'impero ottomano. E allora cosa succede? Succedono di quelle cose che solo in Europa succedono, cioè scoppiano le guerre in Europa per cose che non stanno in Europa. Ed è, in una fattispecie, a un certo punto, ci si rende conto che l'impero ottomano si sta sfrangiando, ancora è così, ancora l'impero romano, l'impero ottomano è così. Non ha cominciato a perdere pezzi, è chiaro? Ancora è così. Ma a un certo punto i francesi e i russi cominciano a dire, ma visto che l'impero ottomano si sta facendo a pezzi, siamo nel 1854, i luoghi santi, cioè Gerusalemme, se l'impero ottomano va a pezzi, chi se la pia? Perché? Perché a Gerusalemme ci sono sia gli ortodossi che i cattolici. E l'inimicizia tra ortodossi e cattolici è molto superiore dell'inimicizia che c'è tra ortodossi e musulmani o tra cattolici e musulmani. Cioè io sono disposto ad accettare che a Gerusalemme ci siano i musulmani, non sono disposto ad accettare che Gerusalemme, che per me è sacra, passi agli ortodossi. Per cui nasce la famosa conflitto per la dipendenza dei luoghi santi. Cioè ufficialmente lì c'è l'impero ottomano, ma la Russia dice la maggioranza sono ortodossi, quindi noi vogliamo i luoghi santi. La Francia, che è l'unico impero che è forte in questo momento nella battaglia del 1800, dice no, noi franchi, rivendichiamo i diritti che avevamo sugli regni latini delle crociate. Ma poiché è assurdo andare a combattere lì, a un certo punto Napoleone III dice, poiché non vogliamo che la Russia prenda i luoghi santi, noi francesi aiutiamo i turchi a respingere i russi. E dove combattiamo questa guerra? In Turchia? No. In Terra Santa? No. Dove? In Crimea. E scoppia la guerra di Crimea. Guerra di Crimea, dopo un certo punto è chiamata anche l'Italia, no? Perché l'Italia, perché Cavour entra nella guerra di Crimea? Sì, certamente, come ci hanno detto a scuola, per avere poi un aiuto dai francesi, no? Ma in realtà considerate che i Savoia, sapete, tra i vari titoli che avevano accumulato, c'era anche il titolo di re di Gerusalemme. Cioè i Savoia avevano ancora i titoli dell'epoca delle crociate. E quindi in nome dell'epoca delle crociate, la guerra di Gerusalemme, la guerra di Crimea, coinvolge anche il regno di Sardegna. C'è la Marmora che va. Ma quello che è incredibile, su questa carta si vede bene, che la guerra di Crimea viene combattuta in Crimea, ma la Crimea non fa parte dell'impero ottomano. Vedete? Quindi, ma come? Facciamo una guerra, i turchi, e la Crimea non fa parte dell'impero ottomano? Voi direte, ma di chi faceva parte la Crimea? Quello è un altro problema, che è un problema legato ancora oggi a noi. Ma di chi è la Crimea? Allora, questa è un'altra cosa che anche adesso non dicono in televisione, anche ai nostri telegiornali. La popolazione che abita in Crimea, che è? Io questo ve lo posso dire abbastanza con certezza perché ho un cognato, proprio un mio cognato, che è di Sebastopoli, in Crimea. E questo cognato, lui parla russo, ma lui non è russo. È nato al passaporto ucraino, ma lui non è ucraino, pur essendo nato in Crimea, ma quando è nato lui la Crimea faceva parte dell'Ucraina. Però lui, e come lui i suoi parenti,
e come i suoi parenti, i suoi amici, i suoi commilitoni, non sono né russi né ucraini. Se voi gli domandate, tu che sei? Lui vi risponde in modo che è spiazzante, perché lui vi dice, io sono greco. Perché la Crimea ha colonie greche. Come esistono le colonie greche in Italia meridionale, Taranto, Crotone, Sibari, eccetera, lui, la Crimea aveva città greche. Lui si chiama Alessandro, il suo cognome è un cognome greco. Gli abitanti della Crimea si sentono greci. Poi però l'impero bizantino, che si riteneva erede del mondo greco, è stato conquistato a un certo punto dai turchi, poi dai Kazari, poi da Caterina la Grande di Russia, poi Khrushchev ha ceduto la Crimea all'Ucraina, ma in realtà loro, gente della Crimea, considerano tutta questa gente qui, i russi, gli ucraini, degli invasori. Loro si sentono greci, cioè si sentono gente della Crimea. E quindi la guerra di Crimea non si svolge né in territorio russo, né in territorio ucraino, né in territorio turco, si svolge in un territorio che tutti considerano terra di conquista, cioè la Crimea. E la guerra di Crimea, di fatto, sapete, si finisce con diciamo, la sconfitta formale della Russia, e voi direte, quindi l'impero ottomano si prende la Crimea? No. La Crimea non è presa da nessuno. Territorialmente, anche se la Russia è sconfitta, la Crimea rimane in territorio russo. È chiaro? Quindi è una guerra che di fatto coinvolge la battaglia della Cernaia, quella dove partecipano i bersaglieri, ma di fatto la Crimea non viene ceduta. Rimane così. Perché è una gara di forza tra i paesi ortodossi e i paesi, tra virgolette, cattolici. E come si conclude la guerra di Crimea, dove poi a un certo punto mettono le mani tutti, perché anche gli inglesi, cioè gli inglesi sono nemici dei francesi, ma entrano la guerra di Crimea, pensate la carica, i lancieri di Balaclava, no? È chiaro? I cavalieri, i dragoni di Balaclava, perché ovviamente è importante l'affaccio sul Mar Nero e gli inglesi non vogliono accettare che la Russia arrivi a occupare la zona degli stretti. E quindi la guerra di Crimea è una guerra di equilibri e si conclude con un trattato, un altro trattato, il trattato del 1856, trattato di Parigi in cui la Russia è dichiarata sconfitta, ma la Crimea rimane russa, dichiarata sconfitta e quindi cosa? La guerra di Crimea che cosa ottiene? Ottiene forse che la Russia va via dalla Crimea? No, ottiene che la Russia non deve mettere le zampe sulla Serbia, sulla Bulgaria, cioè sui territori dei Balcani. In altri termini, la guerra di Crimea serve solo per ridimensionare la presenza della Russia ortodossa in territorio europeo. E la questione che lì sono musulmani passa in secondo piano. E noi poi a scuola parliamo appunto del Trattato di Parigi, con cui viene finita la guerra di Crimea, ecco qui in piedi il primo a sinistra, il nostro Cavour, e grazie alla partecipazione della guerra di Crimea, l'Italia ottiene l'aiuto di Napoleone III di Francia nella terza guerra di indipendenza. È chiaro? E quindi ovviamente noi diciamo, e poi noi cosa facciamo a scuola? Studiamo il Risorgimento, ma di quello che succede lì ci dimentichiamo. In realtà cosa succede lì? 1856 la Russia è ridimensionata, l'impero ottomano rimane così com'è. I francesi sono contenti, gli inglesi sono contenti, la Russia non ha occupato gli stretti e quindi ognuno torna a casa sua. Ma Napoleone III, forte della conquista, anzi della vittoria in Crimea, decide di assestare meglio il suo impero in Europa e decide di intervenire in una questione che di fatto non lo riguardava, ma che anche lì era una questione datata, legata al padre dell'Europa, cioè a Carlo Magno. Cioè,
Ma Carlo Magno, che noi a scuola studiamo, è il re dei Franchi, era francese o era tedesco? Perché in realtà, poiché è il re dei Franchi, noi Franchi ci fa pensare francesi, ma i Franchi erano un popolo germanico. Quindi Carlo Magno sta seppellito oggi ad Aquisgrana, in Germania. Però i francesi dicevano di scendere dai Franchi. E allora diversi territori, soprattutto l'Alsazia, la Lorena e una parte, in realtà, addirittura una parte della Franconia, che è Germania, ma si chiama Franconia, Napoleone III dice, è mia. E dice, sono forte, ho vinto la guerra della Cernaia, la guerra della Crimea, se voglio prendermi un pezzo dell'Europa, ne devo approfittare adesso. Anche perché i tedeschi stanno litigando tra di loro. Perché? In Germania ci sono due anime diverse. I germani del sud, che sono austriaci, e i germani del nord, che ormai non sono più Granducato di Lituania, Regno di Polonia, e sono diventati Prussia. E i prussiani e gli austriaci fanno la guerra tra di loro, perché ognuno dei due dice i veri tedeschi siamo noi, e Napoleone III dice posso approfittarne per andare a combattere contro i prussiani, ma in realtà viene sconfitto a Sedan e l'impero di Napoleone III decade. Intanto in tutto questo è talmente forte questa identità che loro hanno assunto dal fatto di aver sconfitto i russi, che i popoli dell'Europa, la Francia, poi la Svizzera, poi l'Olanda, a un certo punto il Regno di Sardegna e la Grecia, decidono addirittura, si sentono talmente tanto europei, che decidono di fare ante litteram una unione economica. Le unioni politiche è sempre difficile farle, quelle economiche è più facile. Ricordate che l'Unione Europea è nata come comunità economica europea. E infatti che succede? Che nel 1855 tutti questi paesi, che spesso sono addirittura in guerra in questo momento tra di loro, sottoscrivono la cosiddetta Unione Monetaria Latina. Cioè decidono di darsi un'unica moneta. È la famosa Unione Monetaria del 1856, che poi a un certo punto si estende anche all'Impero Austro-Ungarico, al Regno di Spagna e al Regno di Valacchia, cioè la Romania, tanto che a un certo punto coinvolge anche la Finlandia e persino, più tardi però, la Russia, che c'entra nel 1886, la famosa Unione Monetaria, cioè ogni paese aveva la sua moneta. Quindi in Italia c'erano le lire, in Francia c'erano i franchi, in Spagna c'erano le corone, che poi si chiameranno peseta, in Svizzera c'erano i franchi, in Austria c'erano i fiorini. Ma anche se ognuno ha le sue monete, decidiamo che la moneta d'oro da 20 franchi, anche se si chiamano 20 lire in Italia, o 20 franchi in Francia, o 20 corone in Spagna, o 20 scellini, 20 fiorini in Austria, valgano tutte la stessa cosa. La famosa, appunto, Unione Monetaria Latina. Quella che, appunto, genera quelli che ancora oggi noi chiamiamo i marenghi. Il nome Marengo, perché? Perché il primo, rieccolo, a pensare una cosa del genere era stato Napoleone. Ma Napoleone questa unione monetaria non aveva fatto in tempo a farla. E poiché Napoleone l'aveva pensata dopo la famosa battaglia di Marengo, il Marengo era stata la prima moneta emessa, coniata con questa funzione, e quindi che succede? Che era rimasta questa idea napoleonica inespressa che tutti questi paesi nella metà dell'Ottocento, per fare un'unione monetaria, decidono di fare. E quindi queste sono, per esempio, sono un esempio, quattro titolature, quella in alto sono i 20 franchi di Napoleone III, quella sotto sono le 20 lire di Vittorio Emanuele II, poi ci sono i 20 franchi di Leopoldo del Belgio e i 20 franchi svizzeri.
monete tutte e quattro d'oro che pesano esattamente uguale e voi potevate spenderle a pari valore in qualunque di questi paesi. Pensate, l'Unione Monetaria Latina è durata sulla carta fino al 1938, cioè ancora fino al 1938 ufficialmente sulla carta c'era. No, no, in tutti quanti, cioè io potevo con 20 franchi francesi, se una cosa in Italia costava 20 lire, io potevo dare 20 franchi francesi, era uguale. Ma addirittura, torno un attimo sulla carta indietro, guardate, no, hanno aderito alla Lega persino la Tunisia. La Tunisia era diventata uno stato autonomo dell'impero ottomano nel 1890. Nel 1891 la Tunisia ha aderito appunto alla Lega Monetaria Latina. È chiaro? Stessa cosa, guardate, la Bulgaria, la Serbia, vedete? Tutte quelle parti qui purtroppo la luce non lo fa vedere bene, su ogni paese c'è una data riportata, è la data in cui quel paese entra nella Lega Monetaria Latina. In realtà questo discorso non è un discorso solamente sul denaro minuto, cioè che vuol dire che se io ho i miei soldi in banca, è chiaro? E vivo in Italia, il mio conto bancario ammonta a X marenghi d'oro. Se io andavo in Russia o andavo in Francia, potevo dal mio conto bancario emettere una, all'epoca non c'erano gli assegni, diciamo, emettere una notifica per cui potevo spendere senza dover cambiare. È chiaro? Esattamente come accade oggi con l'euro. La cosa è appunto era la Lega Monetaria fatta nel 1856. Un'idea di Napoleone che però non aveva trovato attuazione all'epoca di Napoleone. Ed è questa la ragione per cui ancora oggi il marengo è quotato in banca a livello internazionale, perché non c'è più l'equivalenza, ovviamente, ma la quotazione come moneta teorica c'è. È chiaro? E sono appunto, il nome è genericamente marengo, anche se in realtà non si chiama più marengo, sono i 20 franchi, perché ognuno di questi stati garantiva, adesso lasciate perdere la foto che vedete qua, garantiva che quella moneta pesava esattamente quel peso e l'oro era esattamente di quella titolatura. È chiaro? Questo è molto importante perché il fatto di avere un confronto tra tutti consentiva anche stati ufficialmente belligeranti, cioè in guerra tra di loro, gli consentiva di avere però una continuità economica, cioè in realtà a livello economico dialogavano perché avevano la stessa equivalenza. E questa è una cosa importantissima. Curioso il fatto appunto che, abbiamo detto, nel 1891 aderisce all'Unione Monetaria anche la Tunisia, quindi uno Stato che non è evidentemente europeo. Ma perché interviene la Tunisia? Perché intanto, torno un attimino indietro, scusate, no, troppo indietro. Ecco. Perché intanto l'impero ottomano si sta disgregando, la Tunisia fa parte dell'impero ottomano e sulla Tunisia ha mirato, perché intanto siamo arrivati alla fine del 1800, i suoi interessi l'Italia. La Tunisia sta lì davanti. L'Italia spera, con il sostegno degli altri popoli europei, di avere come colonia la Tunisia. Ma i francesi, sapete, arrivano prima degli italiani, prendono la Tunisia. Il famoso furto della Tunisia fatto dai francesi agli italiani. E allora in questo caso la Tunisia aveva sperato, entrando nella Lega Monetaria, di mantenere una sua autonomia. Ecco perché i bei, cioè i governatori ottomani, che intanto si erano proclamati re della Tunisia, erano entrati nella Lega Economica, per avere un po' un rispetto anche dagli altri stati europei. Occupati in tutte quante queste questioni,
i paesi dell'Europa cosa fanno? Si dimenticano di quello che avevano fatto con i russi. Appena Napoleone III è sconfitto, la Russia decide di arrivare pesantemente in Europa e quindi scoppia la cosiddetta guerra turco-russa, che guardate è appena 12 anni dopo la guerra di Crimea. Ma questa volta né la Francia né nessun altro interviene ad aiutare la Turchia, anzi sono tutti contenti di togliersi di torno la Turchia. Per cui la Russia invade i Balcani, così, i russi occupano militarmente tutti i Balcani, poi però appena non occupati liberano, tra virgolette, dai turchi i Balcani e cosa fanno? Poi i russi si ritirano e fanno di nuovo la cosiddetta pace di Santo Stefano del 1878, pace nella quale viene ufficialmente creato il regno di Serbia, il regno di Croazia, il regno di Bulgaria, il regno d'Albania e il regno di Macedonia. Tutti i regni cristiani che devono essere però ortodossi. Quindi si crea il problema della Croazia, che è cattolica, e il problema della Romania, dove la Valacchia è in realtà ortodossa e la Transilvania è cattolica. Questo problema viene praticamente con la pace di Santo Stefano, i turchi perdono tutti i Balcani, nascono questi regni, ma bisogna ratificare la cosa. E allora per ratificare la pace di Santo Stefano, dopo lo stesso anno, tre mesi dopo, c'è il famoso congresso di Berlino. Sempre questi trattati, questi congressi che dovrebbero sistemare tutto, no? E a far valere il potere, chi arriva? Arriva la Prussia, che intanto aveva sconfitto l'Austria. La Prussia ha sconfitto l'Austria e c'è Bismarck, il cancelliere di ferro, eccolo lì, quello più alto di tutti, che ha detto: la Prussia, adesso siamo noi a gestire l'Europa. Noi in Italia non ce ne siamo accorti di tutto questo, eravamo impegnati in altre cose, vedete, 1878. E che cosa fa Bismarck? Dice: allora, stabiliamo che tutti questi stati sono tutti quanti autonomi, ma la Russia, oltre che un potere morale, non deve occupare nessun territorio, tranne che un pezzo dell'ex Granducato di Polonia e Lituania, l'attuale Ucraina, per intenderci, che viene quindi ceduta in questo momento. È chiaro? E Bismarck dice: definiamo questi stati, perché intanto, diciamo, questi stati sono autonomi, fanno parte dell'Europa, sono ortodossi, ma sono sotto la tutela di una coalizione che noi prussiani stabiliamo con gli austriaci e creiamo una duplice alleanza. I russi, che speravano di averci i Balcani loro, si trovano cacciati via. I russi si trovano estromessi. Infatti, guardate, qui si vede Bismarck che stringe la mano a Kolokov, che era il ministro russo. Ma in realtà la Russia è cacciata via. Può solamente avere un interesse morale. Il resto è tutto quanto gestito dalla Prussia, ormai, che è diventato un impero, l'impero prussiano. Vedete? E nel congresso di Berlino, 1878, quindi nascono i Balcani come li conosciamo noi, ma è un problema irrisolto, e lo dimostra quello che sta succedendo adesso, e nasce questa cosiddetta duplice alleanza tra l'Austria e la Russia, e la Prussia. Perché? Perché questa duplice alleanza dice: e se i russi a un certo punto non accettano, e se decidono di attaccarci, noi Prussia e Austria decidiamo di stare insieme nella duplice alleanza. Intanto, siamo nel 1878, l'Italia è riuscita ad avere l'indipendenza, l'Italia si è unita e l'Italia in realtà spera
di avere delle rivendicazioni sui Balcani, in virtù dei possedimenti che Venezia aveva avuto lungo la costa dalmata. Allora l'Italia spera di racimolare qualcosa dell'area dei Balcani e quindi che fa? Entra, man mano, qualche anno dopo, entra nella duplice alleanza che diventa triplice alleanza. Ma la cosa è talmente farraginosa che le vignette dell'epoca, ecco, vado un attimino avanti, rappresentano questo, cioè l'Austria, la Prussia e l'Italia sono talmente incasinate tra di loro che vengono immaginate come il Laoconte lì dietro, che è tutto annodato. Vedete che il primo dei personaggi di Laoconte c'ha un cappellotto a bersagliere, vedete? Così. Quello in mezzo c'ha un elmo prussiano e l'ultimo c'ha un berretto austriaco. Come dire che la triplice alleanza è una cosa ingarbugliata che non porta a nessuna parte. Invece la Russia, alleata con la Francia, qui, tranquilla, vedete, va avanti e fa la cosiddetta duplice, poi diventando triplice con l'aggiunta dell'Inghilterra, intesa. È chiaro? Quindi, sempre questi trattati che creano le alleanze, le smentite, per gestire dei territori. Però si sta verificando un'altra cosa in questo momento, siamo alla fine dell'Ottocento. In realtà gli equilibri dell'Europa non si stanno più giocando in Europa, perché il territorio dell'Europa quello è. Tutti sanno che la Russia era enorme, ma era una terra povera, contadina. Tutti sanno che l'Inghilterra è un'isola che non produce niente. Tutti sanno che la Francia è molto forte, molto importante, ma molti territori. Quindi che succede? Che a ingarbugliare tutto quanto interviene un fenomeno esterno, cioè il colonialismo, che di fatto serve a quello. Il colonialismo significa che questi paesi trascendono le loro reali forze economiche che hanno in Europa. Per cui voi avete che il Belgio, che è un piccolo paese in Europa, ha il Congo dell'Africa centrale, per cui il Belgio diventa una potenza militare ed economica che prima nessuno considerava. Quindi ad ingarbugliare la questione alla fine del 1800 interviene il fenomeno coloniale e tutti i paesi vogliono quindi in Europa accrescere il loro potere con appunto il ricorso alle colonie. Per cui torno un attimino indietro, ecco, questo appunto è il congresso di Berlino del 1878 con cui l'Europa più o meno diventa quella che abbiamo detto prima, ma tutti i paesi si arricchiscono con le colonie e il loro intento è creare delle colonie per potersi sedere al tavolino dell'Europa con delle potenzialità economiche diverse da quelle tradizionali, altrimenti il Belgio non se lo fila nessuno, altrimenti il Portogallo non ha nessun peso, l'Italia idem, ognuno di loro costruisce un suo interesse per aumentare la propria capacità economica. E quindi arriva appunto il colonialismo. Quindi la storia dell'Europa che si avvale di risorse, di forze, di potenzialità che in Europa non sono. E sono proprio questi equilibri che poi creeranno gli schieramenti della triplice alleanza e della triplice intesa, che è quelli che vedete riportati qua. Dove al di là dei territori che voi vedete qui, ci sono le potenzialità economiche dettate appunto dalle risorse che le colonie forniscono, è chiaro? E la triplice alleanza e la triplice intesa sono quelle che ovviamente con l'avvento del 1900 porteranno gli stati a quelle questioni che poi, come abbiamo detto l'altra volta, sfoceranno poi nella prima guerra mondiale, nel primo conflitto mondiale. Un conflitto che inizia praticamente in questi termini con il blocco tedesco della triplice alleanza con l'aggiunta dell'Italia, ma il ruolo dell'Italia risulta da subito antistorico, è chiaro? Cioè l'accusa che viene mossa all'Italia è quella di aver cominciato la guerra con certe persone e la fine con altre, ma in realtà è fin dal primo momento che si capisce che il ruolo dell'Italia non poteva essere quello. Se voi guardate questa vignetta
questa vignetta qui, questa è emblematica. Si vede un tiro alla fune, da una parte ci sono Francia, cioè ci sono Austria e Prussia, diciamo Austria e Germania, che tirano la corda, dall'altra parte tutti insieme ci sta la Russia, la Francia, l'Inghilterra, i turchi, il Montenegro, tutti insieme, e l'Italia sta in mezzo e guarda, vedete? L'Italia guarda, perché è il ruolo proprio del controllo territoriale dell'Europa che non ha senso. L'Italia, peraltro, aveva completato appena l'unificazione nazionale, c'erano diversi paesi, diverse città che erano ancora irredente, quindi l'Italia non ha nessun interesse a intervenire in questa, diciamo, in questa tensione. Solo l'Italia sta a guardare perché, di fatto, la politica italiana a noi può sembrare deprecabile, è chiaro, ma è nella logica dell'equilibrio storico dell'epoca. Cioè l'Italia cosa vuole? Vuole avere dei territori che sente suoi storicamente, quindi la zona di Trento, la zona di Zara, di Fiume, della costa croata. Questo vuole l'Italia. Quei territori ufficialmente fanno parte dell'Austria, è chiaro? L'Italia si è in alleanza con l'Austria, ma all'Italia non importa niente di avere altre cose, vuole quelli. Quindi cosa fa? Sta ferma a guardare, perché vede dove appunto questo tiro alla fune arriverà a prevalere. Dopodiché l'Italia chiede all'Austria, se vince l'Austria, l'Italia dice all'Austria, io ti ho aiutato, quindi dammi quei territori. Se perde l'Austria, l'Italia dice, visto che vi state spartendo tutti, a me datemi quei territori lì. Quindi non è una sorpresa il ruolo dell'Italia. Già questa vignetta, che è del 1914, cioè l'anno in cui l'Italia entra in guerra, già questa vignetta lo dice, è chiaro? È il suo ruolo all'interno della politica europea che risulta ancora incerto, è chiaro? Tant'è che poi, finita la Prima Guerra Mondiale, questo è quello che risulterà, cioè lo spartirsi degli imperi, che non ci sono più, ricordatevi quell'incontro che vi ho fatto, il tracollo degli imperi, la fine, l'impero ottomano non c'è più, l'impero russo non c'è più, l'impero prussiano non c'è più, l'impero asburgico non c'è più, perché è proprio l'idea di impero che avviene meno e i territori spartiti con il prevalere dei nazionalismi e quindi ovviamente poi diciamo la nascita dell'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. Il trattato di Versailles, un altro trattato, cosa fa? Arriva ovviamente a definire questi spazi, ma sono sempre problemi irrisolti. Questi trattati non fanno altro che generare problemi irrisolti. La Seconda Guerra Mondiale è in realtà la continuità dei problemi irrisolti nella prima. La guerra nei Balcani e le guerre del Vicino Oriente, la questione palestinese, sono problemi irrisolti nella Seconda Guerra Mondiale e nella prima. La guerra in Ucraina è un problema irrisolto che ci portiamo avanti. Non c'è nessuna cosa nuova, è chiaro? Perché questi trattati tengono conto degli equilibri politici, ma non delle reali condizioni etniche o economiche. È chiaro? Purtroppo è così. Perché gli equilibri internazionali seguono delle logiche economiche, non delle logiche etniche. E le logiche economiche ovviamente hanno interessi di altro tipo, è chiaro? Cioè, quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale il territorio dell'Istria è stato in gran parte ceduto alla Jugoslavia, è perché politicamente, a livello internazionale, era quello dell'equilibrio economico e sociale e politico che contava. Della popolazione che stava lì non importava niente a nessuno. E la stessa cosa era avvenuta prima, nel Trattato di Versailles, alla fine della Prima Guerra Mondiale. È chiaro? Tanti problemi irrisolti che vengono portati avanti, vengono trascinati avanti e che danno origine poi a problematiche come queste o come quelle che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale, dove c'è ancora il problema irrisolto della Germania, è chiaro? Cioè, questo per dire che al di là delle
mostruosità che possono esserne poi derivate, ma la salita al potere di Adolf Hitler è perché Hitler si presentò come un risolutore dei problemi della Germania. Ricordate che la Repubblica di Weimar all'epoca era in situazioni devastanti, è chiaro? Cioè, questo tentativo di risolvere questi problemi poi ne squilibrava tutta una serie di altri. E la Seconda Guerra Mondiale fa la stessa cosa. Il trattato che ne è risultato poi alla fine, doveva anche lui cercare di risolvere questi problemi che però non sono stati risolti e noi ne siamo la dimostrazione. Finita però la Seconda Guerra Mondiale è nato questo anelito che non si sa quanto poi poterlo sposare, che è quello di non tornare più sugli stessi problemi. Tutte le i tentativi di trattato erano stati fatti per scongiurare altre guerre. Ma ricordate che già dopo la Prima Guerra Mondiale era stata creata la cosiddetta Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni era una sorta di ONU ante litteram, con l'intento di non far scoppiare un'altra guerra mondiale. E invece è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Quindi queste società che nascono con interessi innanzitutto, soprattutto economici, e sperano poi di avere anche risvolti politici. Ma questi risvolti politici non ci sono quasi mai, perché le logiche sono diverse. Ora, finita la Seconda Guerra Mondiale, venne fatto un ulteriore trattato, il Trattato di Parigi del 1951, che è questa cosa qui, di cui si parla pochissimo, il CECA. Questo era la cosiddetta Europa dei Sei, il CECA. Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, era la comunità europea del carbone e acciaio. Cioè, praticamente si era detto, ma insomma, perché noi ci facciamo la guerra? Per i territori? No, perché ormai il territorio non frega niente a nessuno. Ci facciamo la guerra per le risorse. E allora cerchiamo di metterci d'accordo sulle risorse. Quali sono le risorse di cui abbiamo bisogno? Essenzialmente le risorse di energia, cioè il carbone, siamo gli anni 50, si va alla grande con il carbone, e il materiale, cioè l'acciaio. Allora se noi facciamo un accordo sul carbone e l'acciaio e ci mettiamo d'accordo tra di noi, le guerre non ci saranno più. E viene fatto appunto a Parigi, il 18 aprile 1951, il CECA, addirittura la bandiera del CECA, vedete? Cioè Comunità Europea Carbone e Acciaio. E del CECA fanno parte sei stati. Ora, di quanto questa comunità fosse, tra virgolette, nelle intuizioni, piuttosto che nella pratica, è evidente negli squilibri. Cioè, la Germania era quella che aveva i grandi bacini della Ruhr, dove c'è il carbone. Quindi voi direte, la Germania era più forte di tutti all'epoca. Ma la Germania in quel momento era spaccata in due. Era appena uscita dalla guerra, non poteva armarsi, non poteva, l'armamento non comporta solamente le armi, comporta anche l'industria pesante. Quindi la Germania aveva il carbone, ma non poteva attivare l'industria pesante. Quindi la Germania è costretta a chiedere aiuto alla Francia per l'industria pesante. Poi servivano soldi. La Germania non ha una lira in questo momento perché è uscita dalla guerra. Neanche la Francia ha una lira perché in realtà è uscita dalla guerra vincitrice, ma è devastata. L'Italia una lira non ce l'ha mai avuta, d'accordo? E allora chi è che ha i soldi? Ce li ha il Lussemburgo. Il Lussemburgo, non a caso il CECA, la sua sede ce l'ha a Lussemburgo. E quindi il Benelux è quello che dà i soldi. Quindi la Germania c'ha il carbone, la Francia si attiva per la grande industria, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi mettono i soldi, serve la manodopera. La manodopera la dà l'Italia. Vedi? Tutti quanti gli emigranti italiani che vanno in Belgio, alle miniere, in Germania, eccetera. Quindi il CECA deve funzionare così.
e viene chiamata Europa dei Sei, e siamo nel 1951. Questa cosa, in realtà, genera una certa attenzione. Sei stati molto diversi tra di loro che riscoprono la loro identità europea. C'è qualcuno che decide di approfittarne, gli Stati Uniti d'America, decidono di fomentare una loro presenza in Europa in modo nascosto, approfittando di questa capacità di questi Stati di unirsi insieme. Ed è ecco allora che subito dopo, qui siamo appunto nel 1951, poco dopo, nel 1948, guarda caso, quegli stessi Stati coinvolti nel CECA, con il controllo americano che decide di sostenere politicamente l'impresa, fondano l'UEO, cioè l'Unione dell'Europa Occidentale. È una sorta di... Il 48, scusate, l'ho già fatto prima, però diventa esecutivo nel 52. E Unione dell'Europa Occidentale, che è praticamente una sorta di antenata della NATO, è chiaro? E quelli che vedete lì, anzi quelli che vedete qua, sono i paesi dell'Unione dell'Europa Occidentale, dove c'è gli stessi sei del CECA, con l'aggiunta però del Regno Unito, vedete? Cioè l'Inghilterra in più. E lì vedete, quelli colorati di rosso, sono i primi paesi dell'UEA, cioè l'Unione dell'Europa Occidentale, a cui si aggiungono in qualità di osservatori quelli che vedete blu e in qualità di liberi partecipanti quelli che vedete in verde. È chiaro? La particolarità è che l'UEO deve essere una unione a carattere difensivo, militare, contro un'eventuale invasione, pressione del comunismo. Quindi in realtà è qualcosa che sta, una NATO ante litteram. Ovviamente cosa succede? Che questa ulteriore unione salda ancora di più la forza tra questi paesi qua, i quali paesi dell'UEO nel 1957, nel famoso Trattato di Roma, danno origine, trasformano la Comunità Europea del Carbone e Acciaio in comunità in Mercato Europeo Comune, il MEC. Solo che il MEC viene creato sulla carta, ma ha diversi problemi, perché manca il concetto di una moneta unica, ma soprattutto i paesi che aderiscono, che sono ufficialmente sei, sono gli stessi sei di prima, a cui si aggiunge l'Inghilterra, hanno delle enormi differenze economiche all'interno. L'Italia non può competere nel 57 con la Francia o con l'Inghilterra, per cui il MEC diventa sulla carta, viene sancito nel Trattato di Roma del 57, ma di fatto diventa più che altro un'unione doganale, cioè non diventa un'unione di mercato, anche se si chiama mercato europeo comune. E vengono fissati dei parametri nel 57 che si dà come fine economico di raggiungerli nel 65. Quando nel 65 questi parametri vengono raggiunti, i sei sono diventati intanto otto. Poi si arriva in realtà nel 73, poi si arriva nell'86 e diventano sempre più finché diventano 12 e si passa da MEC a CEE. È chiaro? Ora vi faccio vedere un'animazione che fa vedere come la cosa sia cambiata. Vedrete un'animazione e in alto vedete la data. Ora, intanto va, ecco, questo è nel 57, nel 73. Nell'81, nell'86 sono già 12 perché diventa da MEC a CEE, poi nel 92 diventa ovviamente UE, poi ovviamente arriviamo intanto poi nel 2013, tutti i paesi, nel 2020 va via l'Inghilterra. Ora tanto ricomincia, guardate all'inizio per esempio, all'inizio nel 57 della Francia
fa ancora parte l'Algeria. Cioè, nel 57 l'Algeria faceva parte, in realtà, dell'Unione, del MEC. È chiaro, perché era una colonia. Ed è una delle ragioni per cui la Francia era potentissima economicamente nel MEC, perché appunto c'era la componente dell'Algeria. Poi, quindi, diciamo che il passaggio dall'aspetto economico all'aspetto politico è molto lento. Ci sono voluti 30 anni. Nell'87 il MEC, che era un'unione puramente economica, ha cominciato a diventare un'unione politica. È chiaro? Perché finché non c'erano dei parametri economici analoghi, questa cosa ovviamente non si è potuta equiparare. E il divario tra l'economia dei vari paesi è purtroppo insanabile tuttora. Lo dimostra il fatto che il Regno Unito è uscito, perché appunto un legame, cioè in fondo, è inutile che ci prendiamo in giro, l'Unione Europea nasce con finalità economiche. Finalità politiche non è mai riuscita ad averle, e lo dimostra il fatto di quello che è accaduto durante la pandemia, il Covid, quando ogni paese di fatto ha ragionato per conto suo, ha gestito per conto suo l'economia e la pandemia, e addirittura non c'è stata la capacità di mettersi d'accordo per la gestione dei vaccini. Questo la dice lunga. Non si può parlare di Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'America, noi, ci si riempie la bocca con questo concetto di Stati Uniti d'Europa, ma gli Stati Uniti d'America hanno un'unica lingua, un'unica storia, un'unica moneta, un unico sistema legislativo, un unico sistema giuridico elettorale, è chiaro? Noi in Europa la multiformità è certamente una ricchezza, perché abbiamo, ognuno ha la sua storia, la sua lingua, la sua cultura, e quindi non possiamo pensare che possa mai diventare una cosa paragonabile politicamente agli Stati Uniti d'America. Perché siamo popoli diversi, di fatto, è chiaro? Quindi non c'è dubbio che le due cose resteranno comunque separate. Sta di fatto che questa animazione fa rendere molto bene conto di come la situazione cambia. Per esempio la Danimarca, all'inizio, quando la Danimarca entra, viene fatta entrare la Danimarca fortemente, perché se andiamo a vedere quando la Danimarca entra, ricomincio da capo adesso, guardate, ecco, la Danimarca entra nel 73, ma quando entra la Danimarca ha tutta la Groenlandia, cioè altrimenti a chi fregava niente se entrava la Danimarca, scusate, ma c'è tutta la Groenlandia. E voi vi rendete conto delle potenzialità di minerali, di materiali che aveva la Groenlandia? Quindi ovviamente è stata all'unanimità, pensate, è stata fatta entrare la Danimarca. Sapete che c'è necessità che ci sia l'unanimità per accettare un nuovo membro. E è stata fortemente voluta da tutti, perché si sperava che l'ingresso della Danimarca desse all'Europa una tale quantità di risorse da affrancare l'Europa totalmente dalla dipendenza dagli Stati Uniti in quel caso. Ma subito dopo la Groenlandia è stata proclamata autonoma, e quindi la Danimarca, cioè l'Europa, ha perso la Groenlandia, perché la Groenlandia geograficamente fa parte dell'America. È chiaro? Quindi gli Stati Uniti hanno premuto a che la Danimarca riconoscesse l'indipendenza della Groenlandia, che non è diventata Stati Uniti, perché si è opposta al Canada, quello è un altro discorso, quello è il discorso dei paesi industrializzati, perché altrimenti gli Stati Uniti e la Groenlandia volano per sé. Ma di fatto l'Europa l'ha persa, è chiaro? Quindi considerate che in realtà, ecco, l'Europa aveva voluto la Danimarca per quello. Quindi le differenze di adesione e spostamento sono legate appunto a questo fattore. Il risultato ultimo è l'idea dell'Europa come la conosciamo noi, nell'intesa che intendiamo noi. Non è un'entità geografica, è un'entità politica. Tant'è vero che questa carta, che di fatto rappresenta l'Europa com'è oggi, riconosce quella che mentalmente è ritenuta Europa, non vi è contenuta la Russia, che di fatto è Europa fino agli Urali, ma storicamente, mentalmente, culturalmente non è mai stata considerata la Russia parte dell'Europa. Lei ha fatto di tutto
presentesse Europa. Ricordate che nel 1700 in Russia si parlava il francese, e la diplomazia era totalmente decentrata verso la Francia, ma per gli europei della parte, diciamo, storica effettiva, questa unione non c'è mai stata. Per concludere, quindi, in questa serie di incontri abbiamo cercato di vedere quello che è il pensiero, il concetto di Europa, e ci siamo resi conto che in realtà è un concetto molto volatile, molto variabile nel corso dei secoli, perché, diciamocelo chiaramente, ci si è appellati a un senso di Europa nelle diverse epoche in base a come ha fatto un po' comodo. A chi faceva comodo tirare in ballo un'idea di identità europea, questa cosa è stata in realtà impugnata. È stata impugnata nelle varie epoche in base, da diverse autorità, diverse persone, in base a come la cosa voleva, diciamo, essere sottolineata. Tra l'altro, molti hanno voluto aumentare, sottolineare veramente un senso di identità europea, quando invece, soprattutto per noi italiani, sarebbe forse valso maggiormente l'idea di pensare a una identità mediterranea, perché religione a parte, forse abbiamo molto più da spartire come pensiero, come identità, con i popoli del bacino del Mediterraneo di fronte a noi, piuttosto di quanto non ne abbiamo con gli svedesi, i finlandesi, gli olandesi e così via. Ma questa identità mediterranea, ovviamente, è stata combattuta per quell'elemento insanabile di distinzione che ancora una volta sembra di scarsa importanza, ma invece assolutamente identificativo, che è l'aspetto religioso. Nonostante tutto, con Sissi abbiamo deciso di dedicare gli incontri del prossimo anno proprio al Mediterraneo, vedere il Mediterraneo come realtà culturale, storica, dalle origini, quindi dalle primissime civiltà del Mediterraneo, la navigazione, i cretesi, i fenici, eccetera, fino ovviamente a quello che è poi l'importanza che questo mare rappresenta per noi, per la nostra identità, per la nostra cultura. Grazie dell'attenzione, buona serata a tutti.